Parliamo con Giampaolo Rossi, l'allenatore del Ponteranica, che oggi ha colto 3 punti importanti perché si è salvato e poi ha dato una grossa batosta agli avversari, soprattutto morale anche. Beh, sai, noi eravamo in una condizione che purtroppo dovevamo assolutamente cercare di fare risultato perché prima dell'inizio partita ci mancavano 2 punti per la salvezza matematica. La squadra ha mantenuto dei grandi equilibri sotto il profilo della gestione della palla, si è inserita bene nei momenti che c'era lo spazio, abbiamo trovato il gol, quindi dopo forse è diventato anche più facile per noi perché nel giro di 10-15 minuti abbiamo fatto due gol contro una squadra chiaramente forte fisicamente, di grossa qualità e sapevamo che avevamo difficoltà, però insomma un plauso va a questi ragazzi qua che nonostante ci fosse questa difficoltà psicologica di dover comunque fare dei punti per raggiungere questa salvezza, si sono mantenuti con la massima calma, insomma. Forse la pressione psicologica era tanta anche sulla Romanese, forse è stata più sulla Romanese che su voi? Ma guarda, io credo che sia uguale, sia stato uguale perché, ripeto, quando tu sei in una situazione che teoricamente al 90% sei salvo perché si dovrebbero combinare dei risultati praticamente tutti a nostro sfavore, comunque esiste una tensione, dalla paura sempre di aver fatto un cammino e aver recuperato dei punti, ti sei sistemato in una situazione particolare e entra la paura che possa scattare qualcosa che ti faccia perdere tutto. Invece, ripeto, la Romanese sicuramente ha fatto un campionato strepitoso, sta facendo un campionato strepitoso, ha trovato male la giornata storta, un po' anche per la prestazione del Ponteranica, però io credo che la Romanese abbia tutte le carte in regola per poter finire questo campionato in testa e senza chiaramente tralasciare quello che è la Coppa Lombardia, insomma. Pochi rischi dietro, ma anche bravi, soprattutto bravi davanti e anche di qualità. Certo, abbiamo giocatori di qualità, nel senso che se si gioca la palla in terra con questi tipi di giocatori, con Immagri, Serafini, Tarchini, si può fare qualcosa di importante. Chiaramente se giochi la palla per aria, con delle stazze fisiche come Comotti, Conti, così diventa un attimino più difficile. La bravura di questi ragazzi oggi è stata quella di cercare il dialogo, di cercare la percussione sia sugli esterni che centralmente e quindi insomma tanto merito a questa squadra.